Lo screening del tumore della prostata è uno degli argomenti più caldi degli ultimi anni. Screening significa valutare una popolazione di persone, ovviamente stiamo parlando di maschi, i quali non hanno nessun tipo di sintomatologia. Si va a ricercare la presenza di una malattia, e stiamo parlando in questo caso dell'adenocarcinoma della prostata, utilizzando un marcatore che nel caso nostro specifico è l'antigene prostatico specifico, il quale potrebbe segnalare la presenza della malattia e se noi dovessimo identificarla e curarla, otterremmo un miglioramento della mortalità legata a questo tipo di problema. È noto a molti di voi che sono stati pubblicati, negli ultimi 2 anni due grandi studi che hanno valutato l'impatto del PSA, dell'antigene prostatico specifico, proprio come screening in una popolazione molto grande di pazienti con età variabile più o meno dai 55 ai 70 anni, dimostrando nello studio europeo come di fatto la somministrazione ogni 4 anni del PSA e le eventuali biopsie, se il valore dell'antigene fosse superiore a 3, davano una importante riduzione della mortalità da tumore della prostata che si aggira complessivamente attorno a una riduzione del rischio del 30% rispetto a coloro che sono stati seguiti normalmente. Questo è il risultato dello studio che è stato svolto in 8 grandi paesi europei. Uno studio americano con numerosi limiti metodologici, peraltro, non ha dimostrato in realtà un impatto significativo del PSA. Una cosa che io dico spesso anche agli studenti a lezione in università è che nonostante il PSA rimanga un aspetto controverso, più se ne parla, più i pazienti lo fanno. Per cui io mi aspetto che ancora per tanti anni sarà un argomento di discussione nei nostri ambulatori con i nostri pazienti. E nel mio caso specifico da specialista devo dire che il 90% dei pazienti che vengono a chiedere un parere hanno già eseguito un PSA o perché il loro medico di medicina generale l'ha proposto o perché hanno deciso loro di farlo, se lo sono, cioè autosomministrati, e negli Stati Uniti chiamano questa pratica lo screening cosiddetto opportunistico, cioè perché è legata a una richiesta del paziente che ritiene che quell'esame possa essere valido indipendentemente da quello che possa pensare il medico, per cui quasi tutti sanno di che cosa si tratta. A mio parere, le novità più cruciali di quest'ultimissimo periodo sono il riconoscimento del fatto che l'età importante dove deve essere o dovrebbe essere eseguito il primo PSA è quella dei 40 anni, cioè degli uomini particolarmente giovani dove sappiamo che la prostata non è ancora cresciuta, questo è nella grande maggior parte dei casi per effetto dell'ipertrofia benigna, quindi il PSA è effettivamente una spia di quello che sta succedendo. Abbiamo oggi a disposizione una serie di grandi studi di popolazione molto recenti che hanno dimostrato che la mediana del valore del PSA tra i 40 e i 50 anni dovrebbe essere di 0,6, che vuole dire che tutti coloro in quella fascia di età, ripeto, 40-50 anni, che hanno un valore di PSA di 0,6 o meno, hanno un rischio di sviluppare nei 25 anni successivi un tumore della prostata serio veramente minimo, minimo, minimo. Allora, la prima dato logico è quello di dire all'eventuale paziente giovane che viene a farsi vedere ha un PSA di 0,4, lei può stare sereno per i prossimi 3 anni almeno, non faccia nient'altro e torni non prima di 3 anni per ripetere il suo PSA. Chi dovesse avere dei valori superiori non è per definizione il paziente che andrà a sviluppare un tumore, è a un rischio lievemente più elevato. Allora è sempre utile guardare se il paziente ha una storia di familiarità, se la visita, cioè l'esplorazione rettale, pone dei punti di domanda, ci sono o non ci sono, per poi decidere con il paziente qual è la tempistica per eseguire il PSA successivo. In linea di principio si è abbastanza d'accordo nel considerare che prima dei 50 anni un valore superiore a 3 di PSA dovrebbe essere un chiaro segnale di allarme e dovrebbe far pensare alla necessità di eseguire delle biopsie. È chiaro che se il paziente viene, ad esempio, avendo dei sintomi delle masse vie urinarie che possono evocare un'infiammazione, può essere corretto suggerire al paziente di fare un trial di antibiotici per almeno 3 settimane e ripetere successivamente il PSA. Per non parlare poi
dell'utilizzo delle nuove isoforme del PSA, come il PRO-PSA, l'indice FI, sono nuovi esami del sangue disponibili ormai in tutta Italia che possono migliorare l'accuratezza del PSA stesso. Quando si va dai 50 anni in avanti, queste cifre che vi dicevo di valore di PSA tendono a salire. Si parla di 1,5 come valore mediano, per cui il 52enne che avesse 1,2 gli si può dire di star tranquillo almeno per qualche anno, il 52enne che avesse un valore superiore a 1,5 deve sapere che non c'è niente di drammatico, ma che è utile che si tenga sotto controllo. E vale di nuovo anche in questa classe di pazienti questo valore che quasi unanimemente viene considerato di 3 come un indicatore all'approfondire la problematica. Quando non è utile fare un PSA? Tutte le volte in cui abbiamo di fronte un paziente nel quale riteniamo che se anche diagnosticassimo un tumore della prostata, questo non andrebbe a cambiare la sopravvivenza del paziente stesso. Spesso vediamo signori di 75 anni che vengono a farsi vedere magari per la prima volta e hanno fatto 3 bypass, hanno 5 stent coronarici, hanno un brutto diabete. Se hanno una visita normale, anche trovare un tumore della prostata a 75 anni in un uomo che ha già 1000 problemi, che cosa ci cambia? Niente, per cui non è proprio raccomandato da nessuna linea guida. E allora probabilmente tutta questa bagarre che è nata attorno al PSA, se noi medici avessimo per primi la capacità di gestire queste informazioni bene, non sarebbe mai avvenuta. E se c'è una diagnosi di malattia tumorale della prostata, non necessariamente tutti devono essere curati prima, molti trovano una soluzione nella sorveglianza attiva, non necessariamente tutti devono fare un intervento chirurgico piuttosto che una radioterapia. Però io credo che sia una bella responsabilità dire oggi ad un uomo di 50 anni che non si è mai fatto vedere non eseguire il PSA. Capisco che da un punto di vista epidemiologico e statistico ci sia una discussione su questo, ma io esprimo una mia opinione personale da clinico. Penso che soprattutto di fronte al paziente che viene per avere informazioni, questo esame mantenga un'importanza strategica.